A 2 giorni da Novara Juve Stabia, col dottor Salvucci, responsabile sanitario del Novara Calcio, facciamo il punto sugli infortunati. Dottore, l'infermeria va svuotandosi. Sì, esatto, per fortuna sta molto migliorando la situazione, nel senso che in realtà l'unico infortunato vero rimane Barusso, per cui questa è una notizia, insomma, positiva che ci rinfranca, ci fa tornare un po' col sorriso. Ecco, abbiamo visto ieri dal primo minuto scendere in campo sia Jensen che Lepillier, sono le principali buone notizie, insieme a Pesce che è già a disposizione di Tesser da questo fine settimana probabilmente. Allora, per quel che riguarda l'EPIE, sicuramente siamo sulla fase della guarigione, per cui è tutto risolto ed sta andando tutto per il meglio. Così anche come Jensen è stato recuperato completamente, per cui non c'è più nessun problema. Pesce invece abbiamo ancora qualche giorno in cui sta facendo ancora differenziato, per cui il suo programma di riabilitazione dovrebbe terminare domani o dopodomani. Probabilmente può essere disponibile anche per sabato. Adesso vediamo se riusciamo a stringere i denti e a fare il miracolo e darlo a disposizione a Mister Tesser per sabato. Ce lo auguriamo. E per quanto riguarda invece gli attaccanti, alcuni tifosi si sono chiesti come mai l'assenza di Gonzales ieri. Possiamo naturalmente rassicurarli. Sì, dai, incrociando le dita direi di sì, perché ha avuto un affaticamento durante l'allenamento di martedì, per cui abbiamo tenuto giusto fermarlo precauzionalmente per ieri, per la partita di ieri. Piovaccari invece come sta? Piovaccari bene, lui ha avuto questo problema nella giornata di venerdì scorso e sabato appunto abbiamo pensato di tenerlo ai box proprio per questo motivo qua, questa caviglia che gli dà un po' di problemi, ma attualmente è decisamente recuperato, anche lui sta molto bene, ieri in amichevole mi è sembrato in forma.